La rassegna getta uno sguardo sull'Oriente e l'Occidente che rappresentano la specializzazione della libreria Rotondi e anche l'identità dell'Esquilino, il quartiere multietnico per eccellenza di Roma. Gli incontri si terranno qui alle 19, dureranno un'ora e i relatori sono i massimi esperti della materia, scelti tra gli esponenti più stimolanti e vivaci del mondo culturale accademico italiano. Mino Gabriele ne è una testimonianza e questa sera ci parlerà della Porta Magica. E queste conferenze sono anche una continuazione del ciclo degli incontri del mercoledì che la libreria tiene ormai da 2 anni in via Merulana 82. E, è una nostra tradizione organizzare eventi, perché la libreria non è soltanto un luogo dove si comprano e si vendono libri, ma è anche un luogo dove si promuove la conoscenza, si promuove il confronto e lo scambio. In particolare questa sera siamo molto felici di trovarci in questo contesto di Piazza Vittorio, perché Piazza Vittorio è il cuore dell'Esquilino. Questa, che è una piazza bellissima e dalle enormi potenzialità, deve combattere una battaglia quotidiana contro il degrado. Per cui organizzare eventi culturali qui ed avere un pubblico quale siete voi è un'opportunità importante che diamo a questo luogo, un seme per offrire un futuro migliore. E gli incontri sono tutti di mercoledì, questo è il primo, poi ci saranno altri 2 appuntamenti a luglio, il 18 e il 25, e 3 appuntamenti ad agosto. E sulla pagina Facebook della libreria troverete tutte le informazioni, o anche sul sito ANEC, o anche in biglietteria ci sono dei pieghevoli con tutto il programma. E a questo punto ringrazio intanto Mino Gabriele di essere qui con noi, di essere stato molto disponibile, aver accolto con entusiasmo il nostro invito. E ringrazio anche Francesco Palmieri, giornalista e scrittore, che introdurrà il relatore e introdurrà tutti gli incontri della rassegna. Grazie di nuovo di essere venuti così numerosi, ma ne valeva la pena per almeno 2 ragioni. La prima ragione è che praticamente la Porta Magica è alle vostre spalle, a pochi metri da voi, e quindi noi parliamo in loco di uno dei temi più affascinanti per chi interessa o si incuriosisce di argomenti di questo tipo, sia legati a Roma sia legati alla storia del pensiero occidentale. In secondo luogo, per il relatore Mino Gabriele, ho l'obbligo di presentarlo brevissimamente, l'ha già fatto Barbara, che ringrazio, e un grande esperto, studioso di iconologia, professore all'Ateneo di Udine e autore di numerose pubblicazioni specifiche. Io qui ne ho 2 che poi potrete, chi vorrà, acquistare alle nostre spalle. Uno è La Porta Magica di Roma, simbolo dell'alchimia occidentale, il tema di cui andiamo a parlare, che sarà arricchito dalla proiezione di alcune immagini. Questo è un testo uscito nel 2015 per Olsky, e il secondo volume, uscito l'anno dopo, sulla fine del 2016, per Adelphi, Il primo giorno del mondo. Anche qui il tema non è la Porta Magica, ma è un viaggio attraverso i simboli e le loro migrazioni in tempi e luoghi distanti. Io non voglio sottrarre tempo al professor Gabriele e gli cedo subito la parola con una domanda. Che effetto ti fa, da studioso e da colui che ha scritto della Porta Magica, essere a parlarne a pochi metri?
Sì, dunque io ringrazio il Piero Tondi di questo invito e anche della presentazione molto generosa. E certo la porta magica è là dietro e colgo l'occasione per far presente che in condizioni pietose e sarebbe il caso che un'amministrazione decente provvedesse a restaurarla e a intervenire presso le autorità dovute bene, per far sì che quest'opera non si perda come invece può accadere. Tra l'altro l'ultimo intervento fatto si deve alcuni anni fa, anzi un po' di anni fa, grazie alle capacità della dottoressa Nicoletta Cardano insieme a un gruppo di suoi collaboratori e collaboratrici che hanno scritto un libro importante sulla storia, le vicende di Piazza Vittorio e della Porta Magica. Quindi devo dire, da allora, da questo restauro curato da Cardano ad oggi non è più stato fatto niente, si perde se si va avanti così, un documento eccezionale. Ora, dire un documento eccezionale a Roma sembra fuori luogo, però va ripetuto questo concetto, perché l'unica testimonianza che noi abbiamo in Europa, nel mondo occidentale, della tradizione alchemica e magica antica, perché poi in questa porta, come ho intitolato anche il libro, del resto simbolo dell'alchimia occidentale, confluiscono significati, simbolismi che hanno origine nel mondo antico. Quindi è un documento, è come una sorta di una pagina che riassume in sé contenuti scientifici, chimici, e a questo proposito ringrazio sempre Cesare Lucarini, un amico e uno scienziato che mi ha anche aiutato in alcune pagine del libro, va bene, a chiarire dei punti tecnici, proprio chimici, che stanno nascosti nei simboli della porta. Quindi è un mondo, quello della porta, che appunto riassume in sé contenuti molteplici. Questi contenuti molteplici erano connessi a quello che è stato un secolo strepitoso per Roma, che è il 600. Il 600 romano, grazie anche alla presenza della regina Cristina di Svezia, che come sapete venne qui a Roma abdicando nel 1654, va bene, che era una grande scienziata, una grande poetessa, un personaggio singolarissimo, ma che si dedicò attivamente all'alchimia insieme al marchese Massimiliano Palombara, che è l'autore della Porta Magica, che fu messa in opera nel 1680. Ebbene, alla corte di Cristina e amici del Palombara, ugualmente, vi erano dei personaggi straordinari, matematici di primo ordine, fisici, musicisti, scienziati, naturalisti, curiosi. Nei manoscritti dello stesso Palombara ho trovato naturalmente del materiale che riguardava la medicina, la fitoterapia. Quindi è un mondo, il 600, che prelude, questo è ovvio, ai tempi moderni, ma alla capacità di essere una sorta di punto nodale tra quello che è il mondo magico, diciamo, precedente, innuce in sé all'origine proto-protagonista di quello che sarà poi il grande sviluppo scientifico già seicentesco e che poi nel 700-800 avrà tutto il suo enorme percorso. Quindi la Porta Magica è un riassunto prezioso. Io mi ero occupato di questa porta diversi anni fa, quando trovai un manoscritto autografo del Palombara che parlava, appunto, una novella, una favola alchemica, che parlava di una serie di operazioni alchemiche dal punto di vista simbolico. Successivamente sono tornato, in tempi più recenti, 6 o 7 anni fa, a studiare soprattutto i documenti, il materiale, perché quest'uomo, il Palombara, era un personaggio molto dotto, molto erudito, e che aveva collegamenti appunto con, non solo con la nobiltà romana, ma anche con dei Rosacroce. E quindi attraverso la lettura di questi documenti, di questo materiale, è emersa ancora di più straordinaria la figura di scienziato, o di proto-scienziato, o di scienziato magico, possiamo dire come vogliamo, di questo personaggio che ha voluto lasciare questa testimonianza come evidentemente una sorta di sigillo, come una sorta di emblema della sua opera, che è un'opera poi vicina a quella della regina Cristina, a cui lui affida i figli, addirittura affida la famiglia, quindi ha un legame molto stretto. Ora, senza entrare in merito
ai rapporti con Kircher, con lo stesso Papa, con la regina e con tutti i vari personaggi, e soffermandoci soltanto sull'oggetto in sé che è qui dietro, ebbene, la storia è molto semplice. Questa zona, che era una zona meravigliosa, rigogliosa, di giardini, di ville, una cosa inimmaginabile probabilmente, fu, per ragioni storiche, politiche, tra l'altro illustrate benissimo nel catalogo che uscì allora curato dalla dottoressa Cardano sulla storia proprio di questo sito della Piazza Vittorio, fu trasformata dai piemontesi, dai Savoia, dai loro naturalmente ingegneri, in quella che vediamo oggi, che non ha più il sapore e la complessità culturale che allora era veramente il punto cruciale. Vi faccio l'esempio che dove noi ora siamo, e la porta poi non era molto lontana, è collocata lì dietro, ma ti doveva trovarsi praticamente a 100 metri qui davanti a noi. Se si può andare avanti con le immagini, per cortesia. Ecco, e quindi in questa grande villa dei Palombara, poi diventata Savelli, poi passata agli altri, c'era naturalmente il casino, c'erano gli orti, queste cose bellissime, e la porta viene e fa parte di un sistema di simboli, che ora vediamo se è possibile, va bene, interessantissimo, ovvero il Palombara, ammettiamo che qui... 200 metri sia il casino, c'è una villa di campagna dei Palombara, poi ci sono tutti i giardini segreti intorno, orti, naturalmente boschi e cose del genere. Ecco, il Palombara, siccome era tutto recintato, colloca, spero che venga l'immagine, colloca in questo spazio che noi possiamo immaginare come una sorta di grande trapezio, colloca delle epigrafi, delle scritte agli ingressi, perché ci sono tre ingressi, poi sui muri all'interno del casino, tutti quanti con riferimenti all'alchimia e alla mitologia. La porta, come... durante il restauro che fu fatto allora, che di cui vi ho accennato, diretto dalla fuori, durante il restauro fatto all'epoca, negli anni 90, che non aveva cardini, non aveva intelaiatura, non aveva niente, quindi la porta era una struttura puramente simbolica di passaggio aperta, che aveva un senso all'interno del giardino segreto per ragioni che ora poi vi dirò. Sul momento soffermiamoci su quanto stavo dicendo, ovvero su uno spazio di una certa ampiezza, riduciamolo a questo nostro, ecco, ammettiamo che tutto il giardino e tutta la proprietà palombara sia grande come questa. Bene, quella sia l'ingresso, lì c'è la porta vera e propria, ci mette una lapide, un'altra la mette in un altro ingresso, una la mette al casino, e queste lapidi hanno la proprietà di fare strettamente riferimento a miti interpretati alchemicamente. Questo è un fatto importante, perché lui si considera in una lapide, va bene, si considera Giasone o Giasone, e il mito del vello d'oro. Quindi lui stesso si considera l'erede di quella tradizione straordinaria che è già bizantina, le fonti più antiche sono dell'VIII-VII secolo d.C., in cui il mito del vello d'oro, che voi conoscerete senz'altro, e non è altro che il mito prevede che naturalmente Giasone con gli Argonauti o Giasone conquistino il vello d'oro. Questo vello d'oro in realtà è interpretato già nel VII-VIII secolo a Bisanzio come allusivo non di una pelle di montone d'oro come era il mito di Frisso e compagnia bella, bensì come una pergamena dentro la quale era nascosto il simbolo, era nascosta la pratica e la teoria di come fare l'oro artificiale.
l'origine di questo mito, probabilmente legato a reali dati mineralogici, nel senso che Plinio racconta che dalle parti della Colchide, dove c'era il mito, dove si sviluppa il mito del Vello d'Oro, vi erano miniere d'oro. Quindi da questo dato storico, geologico, mineralogico, va bene, si sviluppa la leggenda. La leggenda racconta il mito e questo mito viene assorbito e trasformato come documento che garantisce mitologicamente la possibilità di fare l'oro artificiale, di trasformare metalli vili in oro. Quindi è un momento importantissimo, questo del 600, in cui nasce la grande mitologia, la grande interpretazione della mitologia come allusiva delle trasformazioni alchemiche, trasformazioni che poi l'alchimia non è altro che una prova chimica. Non è che l'alchimia è soltanto magia o cose strane. L'alchimia è la protochimica, è l'inizio della chimica, attraverso la quale poi si svilupperà naturalmente la scienza, la chimica moderna. Ebbene, l'interpretazione mitologica che viene utilizzata da questi autori, dal Palombara in primis, ma anche il Maier o altri personaggi importantissimi, il Maier era il medico di fiducia dell'imperatore di Rodolfo II e molti altri, non fa altro che conferire alla stessa alchimia un valore mitico, un valore leggendario e quindi un'autorità assoluta di veridicità, di capacità di trasformare i metalli, e quindi conferisce alla medesima un potere affascinante e soprattutto secolare che naturalmente stentava ad avere, soprattutto nel 4-500. Quindi questa porta e queste lapidi messe tutte intorno costituiscono una specie di temenos, cioè di luogo consacrato alla cultura alchemica nel suo aspetto mitico e nel suo aspetto operativo, perché il Palombara, dei documenti trovati, di cui poi ho riportato nel libro gli stralci e tutte le varie considerazioni, il Palombara operava effettivamente, aveva qui, non so se a 100 o 200 metri, aveva il suo grande laboratorio dove veniva la regina Cristina, veniva Atanasio Kircher probabilmente e altri, a lavorare, a costruire, a lavorare chimicamente in maniera protochimica, cioè prima della chimica vera, con evidentemente capacità straordinarie, perché non dimentichiamo che, che Isaac Newton, e lo uso sempre come esempio, va bene, Isaac Newton, grazie ai documenti venuti fuori negli ultimi 10 anni, soprattutto a tutti i manoscritti suoi, venduti poi all'asta, la famosa asta a Londra di un po' di anni fa, Newton, che ha, come sapete, uno dei pilastri della fisica, della matematica e della scienza moderna, al 90% della vita l'ha dedicato all'alchimia. Tra l'altro lui studia e traduce dei testi alchemici latini, li traduce in inglese, che sono testi alchemici che aveva lo stesso Palombara, e alcune delle immagini di questi testi alchemici sono riprodotti sulla porta magica. Qual è la peculiarità della scuola alchimistica romana? Perché prima hai fatto dei riferimenti precisi il contesto della scuola, se c'è una scuola o sono solo studiosi che si incontrano, una scuola alchimistica romana, qual è la sua peculiarità? Questa è la prima cosa che ti volevo chiedere. Non c'è una scuola romana, è che ci sono diversi alchimisti a Roma, come c'erano a Firenze, come c'erano a Venezia. Palombara fa riferimento più occasioni ai Rosa Croce, che c'era in Italia una setta rosacrociana, specialmente a Venezia, della quale faceva parte un poeta amico suo, e quindi c'era un grande fermento di questo tipo di questa attività alchemica. Ora però forse vale la pena di precisare una cosa, cioè questa attività alchemica, erano persone, naturalmente erano scienziati, anche erano dei fisici, dei chimici. Per esempio il capo del Rosa Croce veneziano era un grandissimo esperto di miniere. Il problema che riguarda poi tutta la storia dell'alchimia è quello della trasformazione dei metalli e della padronanza della metallurgia. Quindi tocca questo tipo di operatività degli argomenti delicatissimi.
che riguarda la falsificazione dell'oro e quindi la monetazione. Voi tutti vi ricordate, in Dante ci sono gli alchimisti, i due alchimistucci, che sono all'inferno perché hanno falsificato moneta. E a Venezia addirittura, che erano sospettosissimi, quando c'era qualcuno che arrivava e diceva: io sono in grado di trasformare in oro, di fare, poi lo prendevano, lo chiudevano in una parte della città riservata, lo facevano lavorare e se non produceva nulla lo piccavano. Cioè c'era un'attenzione terribile, perché si toccava la monetazione, la falsificazione della moneta, e non solo, si toccava anche l'elemento dei vetri, l'arte vetraria, l'arte della trasformazione dei metalli, delle farmacopee, perché nell'alchimia, almeno nei manoscritti che io ho studiato, ne ho studiati tanti, come era allora, c'era una visione di chi operava, del farmacista, del medico, dell'ingegnere, dell'astrologo, dell'addetto alle miniere, alla trasformazione, e quindi c'era un complesso di elementi e di dati che confluivano in questi personaggi, a volte ambigui, a volte invece come Newton o il Palombara o altri ancora, che si dedicavano in maniera convinta, sicura, alla ricerca metallurgica, alla ricerca scientifica, alla ricerca naturalmente fitoterapica, medicinale. Pensate che qui a Roma c'è il Museo di Scienza Sanitaria, che è un vero gioiello, tenuto in condizioni pietose, non dai volontari eroici che lo dirigono e ne fanno parte, ma dallo Stato, va bene? In questo tesoro che è il Museo dell'Arte Sanitaria, oltre alla riproduzione della Porta Magica fatta tanti anni fa, che negli anni 20, c'è una cassettina, piccolina così, va bene? Fatta fare da Ferdinando de' Medici, siccome erano medici, allora avevano dei grandissimi laboratori alchemici a Firenze e si pregiavano di fare alchemicamente delle medicine che poi, in confezioni meravigliose, in boccettine, donavano agli altri principi. Quindi questa piccola cassettina è arrivata a Roma perché probabilmente l'avranno donata a un colonna, l'avranno donata a un cardinale, eccetera. Quindi le componenti di questa ricerca mineralogica, fitti sulle piante, sono varie e sono, come ho già detto fino ad ora, complesse. Ma voglio tornare alla porta, perché poi la storia dell'alchimia è un'altra cosa, non si può certo dire in mezz'ora o in un'ora. La porta ha la sua grandissima importanza nel fatto, in tre elementi, ecco, li lanciamoli qui, tre elementi. Poi tutto quello che volete sapere lo troverete nel libro, dove grazie ai documenti ritrovati, alla discussione, credo di aver chiarito abbastanza la questione. Anche grazie al contributo dell'amico, dicevo, Cesare Lucarelli, che alcune parti chimiche me le ha risolte e mi ha aiutato a comprendere cose che ignoravo. Quindi la porta ha tre elementi fondamentali, che corrispondono a tre elementi proprio della cultura seicentesca, romana e non solo. Prima di tutto c'ha elementi di carattere chimico, nel senso che ci sono sette sigilli con delle frasi poetiche, va bene, scritte dallo stesso Palombara, che tradotte, va bene, alludono in maniera chiara o oscura, ma anche chiara se decifrate, a dei processi chimici. Quindi a dei processi chimici, a delle operazioni chimiche. E questo è l'aspetto tecnico. Poi c'è l'aspetto magico, e qui per magia si deve intendere quella grande cultura che va dal mondo antico a oggi, che è la concezione magica, è una concezione che vede nella molteplicità delle cose dei legami continui e analogici tra l'uno e l'altro, tra un capello e una stella, tra una pietra e un fiore, cioè tutto è legato da un sistema di correlazioni simboliche, reali, che fa sì che attraverso una coniugazione tra una parte e l'altra io possa meglio comprendere l'armonia del mondo. Questa è la magia del mondo antico, benevolmente o in maniera malvagia. Questo è un altro discorso tra magia bianca o magia nera. Comunque la magia prevede che le stelle influenzino il mondo, che il mondo sia influenzato dai pianeti, che gli animali siano a loro volta soggetti a delle forze, l'uomo e così via. Quindi in questa grande giostra, va bene, di relazioni, va bene, analogica, simbolica, si costruisce la trama del mondo.
dicevo, hanno un valore magico. Perché? Perché queste sette sigilli, che poi troverete andandole a vedere direttamente, poi sono spiegati accuratamente nel libro, sono dei caracteres. E fra l'altro, ora vi spiego cosa sono, cioè fra l'altro derivano da un libro di un certo Monte Schneider, va bene, che è un libro di un Rosa Croce, che è quello che ha tradotto anche Newton. Allora, a un certo punto il libro dice: signori miei, se noi vogliamo capire come funziona la baracca, come funziona il mondo, come funziona la storia, come funzionano le cose, noi dobbiamo ridurre tutto a delle sillabe. La sillaba, sapete, è composta da uno o due lettere. Queste sillabe, se coniugate fra loro in maniera opportuna, mi danno le parole che costituiscono il vero potere delle sostanze e delle cose. Qui naturalmente si innesta un meccanismo in base al quale il segno, perché questi simboli sono dei simboli grafici, ora non si possono vedere, comunque li vedrete o la porta o meno, dei piccoli segnetti con dei punti, con la mezzaluna e così via. Questi segnetti, detti caracteres, sono delle sillabe, cioè hanno un valore verbale. Questo valore verbale, se usato opportunamente, permette di coniugare l'una con l'altra e avere un potere maggiore. Qui si va nella pura magia antica. Il caracteres, che sono piccole immagini già di origine egizia, che sono questi piccoli segni che vi trovano nei papiri magici, che arrivano nel Medioevo, nel Rinascimento, che hanno una tradizione continua e non sono stati ancora decifrati, si pensa che abbiano un valore astrale prevalentemente, questi caracteres hanno già nella loro forma l'energia e la potenza di attrarre su di sé delle forze. Quindi se io uso quei caracteres come sillabe per fare un discorso, voi capite bene che questo discorso fatto di sillabe di questo genere diventa un discorso magico. Allora la porta, nella fattispecie, siccome ha questi caracteri distribuiti in un certo modo, ha un discorso magico, ovvero è una porta che attira su di sé delle forze magiche, soprattutto astrali, che poi sia vero o non sia vero, ci creda o non ci creda, è un fatto di cui non ha nessuna importanza. Oggi loro ci credevano, quindi la porta costituisce un richiamo, un sigillo, è un talismano che con questi sette sillabe o caracteres sintetizza su di te tutte, come dice Monte Schneider, ripreso dal Palombara, tutte le forze del cosmo. Quindi io ho una porta cosmica. Dove c'è l'operatività? Spiegata e detta in maniera naturalmente poetica dai versi che vi stanno sotto. Tutto questo poi è retto da una frase che riguarda Ruach Elohim, in ebraico vuol dire lo spirito divino, che sta sul frontone, sull'architrave, scusate. Ora, questo qui deriva da un testo mistico alchemico del 609 di un certo Conrad, dove spiega che lo spirito di Dio altro non è che il mercurio filosofico. Il mercurio filosofico, dal punto di vista tecnico, è il mercurio che usavano per fare gli amalgama, quindi è un dato chimico. Però questo mercurio, siccome loro non comprendevano cosa succedeva nella materia, e però aveva la capacità, già anche presso i romani o presso gli egiziani, di purificare l'oro o l'argento, e poi sapete è l'unico metallo che è liquido, assume col tempo, con la nomenclatura e l'interpretazione alchemica, soprattutto in Europa, delle valenze mistiche, per cui il mercurio non è solo questa sostanza liquida che vediamo nei termometri, ma diventa Cristo. Diventa la sostanza che può cambiare tutto, che può modificare la materia. Ed è lo Spirito Santo. Ora, qui naturalmente sembra di andare al manicomio, apparentemente. Ma non è così. Bene, è semplicemente il fatto che, non conoscendo quello che poi avverrà dopo, cioè la grande matematica, la grande chimica, che darà nome, numero e nome alle cose, alle combinazioni,
loro vedevano questa grande trasformazione delle cose attraverso un empirismo che dura dal tempo egiziano. Pensate alle meraviglie dell'oro etrusco, pensate alle meraviglie dell'oro romano, greco, che naturalmente alla lavorazione del bronzo, pensate cosa ne hanno fatto con un grado di scientificità basso rispetto a quello che c'è stato dopo. Quindi attraverso l'esperienza, solo l'esperienza, e questa visione del mondo di carattere universale, di carattere magico, come dicevo prima, ecco, per loro il fatto che Mercurio fosse Spirito Santo, fosse Cristo, faceva sì che quanto accadeva poi nell'operatività avesse un potere, una capacità creativa e trasformante che era cosmica, che era universale. Qui si entra in un discorso che non è, diciamo, né alchemico o non alchemico, è un dato storico. Cioè la visione del mondo degli antichi era una visione di carattere universale. Oggi, massimo, possiamo guardare a domani mattina, ma più là non si va. Questa è la grande differenza. Un pensatore come Giordano Bruno, o un pensatore come Newton, o gli alchimisti antichi, o i filosofi antichi, quando pensavano ad un tutto, tutto è uno, tutto è unito. I collegamenti che facevano poi potevano essere giusti o sbagliati, però avevano una visione unitaria dell'universo, non frantumata o parcellizzata come è successo dopo. Ecco, questa è una cosa importantissima. Quindi sulla porta magica noi troviamo questa visione, una visione naturale dove c'è l'elemento porta alchemica, questo elemento di carattere universale rappresentato nei caracteres, l'elemento mistico, che è naturalmente lo spirito Mercurio che trasforma, l'elemento tecnico, che sono naturalmente queste scritte, come dicevo, che alludono a operazioni precise, e poi nel frontone, che ormai è ridotto a un piccolo cerchio, prima era tutto circondato anche dai cartigli, eccetera, e il frontone c'è naturalmente il nodo centrale, che è sempre il Mercurio da un lato, come il lume che anche chiarisce l'intelligenza umana, cioè seguendo il potere del Mercurio trasformante, io utilizzo la mia intelligenza per capire la trasformazione del mondo. Considerate che intelligenza deriva da intelligere o interleggere, cioè leggere dentro le cose o leggere attraverso le cose, al di là delle cose. Quindi l'intelligenza è qualcosa che deve andare oltre l'apparenza. Per andare oltre l'apparenza io devo assolutamente essere capace di collegare cose fra loro non collegabili, perché se mi fermo alla bottiglia come ce l'ho, ho chiuso. Se invece io riesco ad andare al significato dell'acqua che sta dentro la bottiglia, e l'acqua alla generazione delle piante, e attraverso le piante, e così via, ecco che la capacità intellettiva si sviluppa. In questo senso il simbolo del Mercurio, il simbolo dei caracteres e di questo frontone che dicevo, che contiene un punto centrale che è lo sviluppo dell'intelligenza attraverso le forme dell'alchimia, è chiaro che io do uno strumento, la porta, rappresento attraverso la porta una visione del mondo. Sì, prego, scusa. Non ti interromperei, ma sono talmente curioso di sapere tu come pensi nel mondo digitale, laddove la porta diventa un portale web, per esempio, laddove l'intelligenza degli algoritmi, quella artificiale, vorrebbe, tenderebbe o si paventa che possa soppiantare l'intelligenza umana. Se il Marchese Palombara oggi si trovasse, e tu glielo hai spiegato come funziona, davanti a un personal computer, ecco, che cosa farebbe? Questo non lo so proprio. Comunque il problema della differenza dei linguaggi e degli strumenti non tocca il dato di fondo, cioè che io comunque sia mi trovo con una testolina, cioè io uomo, con una testolina che funziona o meno, e delle immagini di fronte. Le immagini possono essere appunto elementi naturali o elementi artificiali, può essere anche un cannocchiale che guarda la luna, o può essere un computer, però mi trovo sempre comunque di fronte delle immagini. Sta a me poi utilizzare queste immagini come
una scala, una serie di gradini e andare oltre. Quindi forse sarebbe divertito, ecco, non lo so, ma la radice di fondo di questo tipo di cognizione, di rappresentatività dato dalla porta magica è emblematico, cioè è, al di là di quello che vi ho detto in breve, con questi punti nodali del misticismo, della tecnica e della magia, ma al di là di questo, la porta magica corrisponde a una visione del mondo, dicevo prima, abbastanza tradizionale, classica, che nasce appunto con la grande filosofia greca, ovvero cioè il mondo delle immagini è un mondo che, siccome è fugace, fallace, ingannevole, perché tutte le cose naturali e artificiali hanno una fine, è chiaro che io devo usarla nel momento in cui diventa uno strumento per approfondire ciò che sta dietro. E in questo vorrei ricordare un grande autore bolognese, che era Bocchi, uno che ha realizzato dei testi importanti, un testo fondamentale di emblematica nel 1556, la prima edizione mi pare, che lui sosteneva che il linguaggio più facile, il linguaggio più efficace, il linguaggio più adatto a tutti e veramente funzionale è quello simbolico, perché quello che ti stende, ti stordisce, ti obbliga necessariamente a fare un salto intellettivo e superare la banalità. Nel senso, e questo a sua volta si rifaceva alla tradizione classica, no? Nella tradizione classica il retore naturalmente usava dei termini, va bene, in base ai quali doveva incantare l'uditore, però ogni tanto metteva all'interno delle parole, delle frasi che non c'entravano nulla, che in qualche modo sconcertavano. E lo sconcerto è il simbolo, ha una funzionalità di sconcerto, se si va al di là della sua, perché non è normale, non è ricorrente, in quanto è una sintesi estrema di contenuti. E quindi in sé rimane, cioè se noi eravamo sulla barca insieme a quei sudamericani, portoghesi, non ricordo, che andarono all'isola di Pasqua e la scoprirono, stremava quelle testone enormi, si rimaneva a bocca aperta. Probabilmente se quelli della, perché non si era mai visto una cosa del genere, quindi perché erano fortemente simbolici di divinità locali. Quindi il simbolo, nella sua potenza espressiva di contenuti religiosi o filosofici o in quello magici, come volete voi, è comunque qualcosa che riesce a scardinare la curiosità, perché pone la curiosità di fronte al dilemma se capisci o non capisci. Capendo o non capendo, te a quel punto devi scegliere, devi usare l'intelligenza per andare avanti. In questo senso, dico una cosa che di solito dico anche agli studenti e glielo spiego, c'è un commentatore tardo latino che è Servio, e poi mitografi tardi latini, che spiegano così il Gorgoneion, cioè Minerva, la sapienza, naturalmente Atena Partenos, la sapienza è la personificazione della sapienza somma, nasce dalla testa di Zeus, quindi è una personificazione, cioè a un certo punto qualcuno ha detto porca miseria, ma come si fa a rappresentare l'intelligenza pura? Uno ha detto facciamola nascere la testa del sommo Dio, cioè da Zeus, e l'hanno personificata. Questa figura femminile armata fino ai denti, va bene, ha sulla corazza la Gorgone, datagli naturalmente da Perseo, lasciamo perdere, dunque il Gorgoneion, che è la medusa, terrificante, mostruosa, spaventosa. E uno dice, ma che ci sta a fare? E allora c'è la spiegazione, che è veramente formidabile, va bene, di questi mitografi, e anche di Servio, grandissimo commentatore di Virgilio. Cioè, perché deve spaventare l'imbecille. Cioè, siccome questa è la sapienza, poveretta, vivendo in questo mondo e girando qua e là, è disperata, perché siamo pieni di imbecilli. Allora però bisogna anche distinguere l'intelligente. E come distingo l'intelligente? Come distingo quello che non ha paura e usa la sua intelligenza nel dubbio per andare avanti? Nella misura in cui lo spavento, la cosa ignota, le teste nell'isola di Pasqua o un mostro terribile che mi appare, e quindi è nuovo, è una sorpresa totale, è qualcosa che mi scardina, simbolicamente mi scardina,
mi deve stimolare ad andare oltre quell'apparenza per iniziare una scalata delle conoscenze che sono nascoste dentro la medesima apparenza. Se questo non lo fa, io gli faccio paura con la gorgone piena di serpenti e quello, naturalmente, essendo imbecille, scappa. E la distinzione è fra chi scappa e chi invece va avanti. E allora concludo, non a caso, poi c'è nella porta magica, formidabile, sullo stipite, c'è scritto si siede se non isse, si non siede se isse, che vuol dire un palindromo, dice se siedi non vai e se non siedi vai. In sostanza, ora mi viene in mente ora questa cosa, non potrebbe essere, da collegare con quanto dicevo prima, cioè se te non siedi, quindi non sei un accidioso che rifiuti l'incontro con la conoscenza e con quella scalarità che dicevo prima, ti vai, passi la porta con tutta la complessità dei significati e del mondo che rappresenta, tecnico, mistico, magico. Se invece non la passi, cioè non vai, stai seduto e quindi sei accidioso. Fra l'altro l'accidia nell'iconografia, nell'iconologia dal mondo antico in poi è una delle grandi vizi e condanne dell'uomo, cioè colui appunto che di fronte al Gorgoneion, al Gorgone terribile del petto della sapienza, scappa, rifugio, si mette a sedere. No, non va bene. La porta magica richiede una persona intelligente che abbia il coraggio di leggerla e di oltrepassarla.